Un cordiale buonasera, gentili ascoltatori dallo Stadio Olimpico di Roma, un cordiale buonasera da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Francesco Bionaglieri è pronto a raccontarvi il quarto di finale di ritorno di Europa League, Roma-Ajax di Amsterdam. All'andata finì 2-1 per la formazione giallorossa, una partita all'interno della quale se ne giocarono tante, primi 39 minuti con la Roma che pungeva molto ben messa in campo, poi l'errore in mezzo al campo, il vantaggio di Klaassen ad inizio ripresa, un altro errore per la ripartenza dalla basso e quindi il calcio di rigore con Tadic che si fa ipnotizzare però dall'estremo difensore giallorosso Paolo Lopez, e poi ancora le parate dell'estremo difensore della Roma con Pellegrini che si presenta a battere un calcio di punizione dal limite dalla parte opposta. Il portiere dell'Ajax non si comporta alla stessa maniera del suo omologo, lascia sfilare il pallone alle sue spalle, parziale di parità da quel momento in poi, una sorta di assedio da parte degli olandesi con altri interventi di Paolo Lopez e poi nel finale in zona Cesarini la conclusione di Bagnez su calcio d'angolo, il controllo di petto e poi il destro scaraventato alle spalle dell'estremo difensore olandese con il pallone che bacia la parte interna della traversa e termina alle sue spalle. 2-1 il risultato finale questa sera, però non bisognerà sicuramente fare affidamento proprio su quel risultato. Momenti di grande pericolo, Diawara che spazza i propri 16 metri, prova a saltare, adesso Dzeko larga sul settore di destra, praticamente può andare in campo aperto, Pellegrini inseguito da Kluivert, Pellegrini in area di rigore, ancora Pellegrini, si ferma, palla sul sinistro, è semplicemente un passaggio per il portiere Stekelenburg, questa volta avrebbe dovuto fare assai di più il capitano giallorosso. C'è spazio ancora per la Roma, questa volta a sinistra con Calafiori, ha aperto su di lui Veretù, avanza Calafiori, mette in mezzo Dzeko, la triangolazione, Veretù è solo, Veretù, c'è fuori gioco, però fuori gioco del francese, c'è stato il tocco di ritorno da parte di Dzeko, una triangolazione molto molto precisa dobbiamo dire dei giocatori della Roma, ma effettivamente Jordan Veretout era abbondantemente al di là dell'ultimo difensore dell'Ajax e quindi nulla di fatto. Pallone ancora nell'area piccola con Paolo Lopez che lo regala ancora una volta, Entor in area, passaggio arretrato, si salva la Roma, ma questo è veramente qualcosa di assolutamente inspiegabile, come è possibile compiere lo stesso errore per 5, 6, 7, 8 volte nella stessa stagione, non me lo spiegherò mai. Calafiori che recupera, serve Mkhitaryan in area, ancora lui Mkhitaryan prova ad evitare ancora i difensori dell'Ajax, parte un destro di Pellegrini, forte a mezza altezza però centrale, Stekelenburg in due tempi, la Roma quando attacca fa male, però se si fa male da sola quello è un altro paio di maniche. Mkhitaryan all'indietro per Ibáñez, pallone anche questo sciagurato di Ibáñez per Neres che riconquista la sfera, cade ora Brian Cristante, c'è Tadic in mezzo, allontana in qualche modo la difesa della Roma, ancora però in attacco l'Ajax da destra con Anthony che punta proprio Ibáñez, prova a mettere il destro, ancora un traversore, ancora una volta allontanato, ma è incredibile come la Roma riesca a regalare queste opportunità agli altri mentre se ne va. Adesso Kluivert da destra, prova il traversore, la deviazione ad opera di Anthony, la parata a terra di Paolo Lopez, tutto, ripetiamo, regalato dalla formazione Ansera Klaassen, l'autore del gol dell'andata, dell'1-0 dell'andata in fuori dell'Ajax, tutto però ancora una volta regalato dalla Roma che continua a scambiare questo pallone all'interno della sua area di rigore e quindi Paolo Lopez sbaglia il rilancio e mette la palla in fallo laterale. Non c'è nulla da fare, questa cosa non cambia evidentemente. No, insomma, ma lo staff tecnico vuole che le cose vadano così. Intanto c'è l'Ajax che recupera il pallone e questa insomma è una chiave della partita piuttosto evidente da quando è iniziata. Gli olandesi sono costantemente in possesso di palla con la Roma che bada semplicemente a difendersi, lancio per Brobe in profondità, ha saltato il portiere e il vantaggio dell'Ajax. Esattamente al minuto 4 nel corso del secondo tempo cambia il parziale allo Stadio Olimpico di Roma, lancio dalle retrovie, difesa della Roma che si allarga, Brobbey che fa gol saltando in uscita Paolo Lopez, tutto come dire ampiamente prevedibile. Avremmo potuto, un euro l'avremmo scommesso io e te Francesco, perché insomma sì. Qualche partita l'abbiamo vista anche giocata e veramente insomma era annunciato tutto ciò, poi l'errore ancora di Paolo Lopez secondo me, però insomma c'è un errore di fondo, troppa attesa, troppo in linea, ma allora bene, allora hai deciso di difenderti, però una difesa attiva, non puoi aspettare che sbaglino il passaggio, che sbaglino il controllo e poi non c'è difesa attiva ma non c'è neanche fase offensiva attiva, insomma, troppo passivi nelle due fasi di gioco.
Ora la Roma prova in qualche modo a reagire, ma è chiaro che questo gol potrebbe veramente diventare una mazzata psicologica per la formazione giallorossa. Difesa larga lì in mezzo tra Cristante e Di Bagnez, con Brobbey che ha potuto andarsene comodamente ad andare a mettere il pallone in anticipo ai danni di Paul Lopez in uscita, ma errore anche questa volta assolutamente inspiegabile. Questo lancio che arriva dalla retrovie è passato proprio assolutamente in mezzo ai due centrali della Roma. Francesco non ha questi livelli, a questi pazzesca, livelli incredibile. No. A questi livelli no. Sono cose difficilmente spiegabili. Oh. Attenzione, buco in mezzo di Bagnez, recupera sul settore di destra Neres, tocca all'indietro Alvarez al limite, destro, pallone sul fondo, altra opportunità per l'Ajax che adesso fa sostanzialmente quello che vuole nella metà campo della Roma. I giocatori giallorossi sono semplicemente terrorizzati, Beppe Dossè. Guarda, giocassimo a basket bisognerebbe chiamare un time out, ripetuti, esatto. Time out, perché così si stanno concedendo troppo agli avversari, perdono anche tempo, quasi fossero convinti di poter riuscire da un momento all'altro a venire a capo di questa partita, talmente sono sicuri appunto della cifra tecnica di cui dispongono e sicuri del fatto di aver anche ammutolito psicologicamente la Roma. Perde palla Mkhitaryan, prova a recuperarla e ci riesce, dobbiamo dire bene, la riconquista del giocatore olandese, non subisce fallo Mkhitaryan, c'è la conclusione, la parata, Tadić, c'è solo il raddoppio dell'Ajax che adesso è avanti per 2-0. È praticamente è qualificato alle semifinali di Europa League e dobbiamo dire in maniera del tutto meritata, perché insomma è chiaro che c'era forse un fallo su Mkhitaryan in partenza, qui Mkhitaryan aveva raggiunto il pallone, sì, era nettamente fallo, poi però l'arbitro ha lasciato proseguire l'azione, però al di là del fatto che ci fosse fallo ai danni di Mkhitaryan, dobbiamo dire che insomma questo non è assolutamente un modo possibile di affrontare una ripresa. L'Ajax è in avanti meritatamente per 2-0, le reti e di Brobbey e di Tadić, e adesso è veramente molto molto difficile per la formazione di Paulo Fonseca, che credo stia mentre, attenzione cosa sì, si ma decide, il fallo esiste, il fallo c'è, si decide c'è. Che si va a vedere al VAR, vediamo cosa decide, ma non so, essendo un inglese non so quanto li fischi questi calci, però è fallo clamoroso, diamo ordine, questo è fallo, quello che vediamo noi, questo è assolutamente fallo, questo è fallo, però essendo lui un arbitro inglese tedesco, può darsi francese. Che dica no va bene, sì, può darsi che dica di lasciar proseguire, mi preoccupa che la sta rivedendo due volte, perché lui la deve rivedere una volta sola, quello è fallo tutta la vita, sì, questo è un fallo tutta la vita, guarda Francesco, speriamo che no che venga annullato e che questa sia la scossa. Sì, infatti è stato annullato il gol. Il gol è stato annullato giustamente perché era fallo, e quindi fallo e calcio di punizione in favore della Roma. Si rimane sull'1-0 in favore dell'Ajax, però siamo al 12esimo, la partita è lunghissima, la Roma non può continuare così, è impossibile che la Roma possa continuare in questa maniera. Rischia la brutta figura la Roma, oltre che l'uscita appunto dall'Europa League. La Roma sembra anche abbastanza sfiduciata, Beppe Dossera. No, ma è veramente assente, si è tolta dal campo, però ti posso dire la verità che quell'episodio ha fatto guadagnare 20 metri la squadra, guarda come sta adesso veramente rallentando un po' di più l'azione di palleggio dell'Ajax, ha guadagnato qualche metro di campo. Roma che praticamente non è mai entrata in campo stasera, insomma diciamo che il risultato fino a questo momento sta fin troppo premiando la formazione di Paulo Fonseca e magari mortificando invece l'Ajax, che meriterebbe, possiamo dirlo, Beppe Dossena, di più, no? Sì, senza essere taggiati di favoritismi, assolutamente. È troppo evidente, troppa difficoltà nel leggere la partita, troppa difficoltà nell'affrontarla, e il tempo passa, quindi bisogna sperare che continui a passare senza altri pericoli, ma insomma, guarda con che difficoltà palleggiamo, così veramente dura. Intanto Tadić prova a ingaggiare il duello in velocità con Mancini all'altezza della bandierina del corner, raddoppio di marcatura, c'è anche Kasdorp che prova a soffiargli palla, poi riesce Mancini a sradicare il pallone dai piedi dell'avversario. Cristante esce fuori dalla sua area di rigore, serve Mkhitaryan questa volta bene a sinistra per Calafiori, che ha tanto tanto spazio per attaccare, viene inseguito Calafiori, mette a terra l'avversario, avanza, palla al piede, il traversore in mezzo, c'è la deviazione, Dzeko! Il pareggio della Roma, esattamente al minuto 27 nel corso del primo tempo, cambia il parziale allo Stadio Olimpico di Roma. Edin Dzeko, c'era lo spazio per andare, c'era lo spazio per affondare, c'era soprattutto la possibilità
per tirare fuori un po' di carattere. La Roma lo ha fatto e ha raggiunto il gol del pareggio con Andy Dzeko al 27esimo. Beppe Dossè. Beh, il coraggio anche di un ragazzino che è andato oltre, esatto, le apparenze, le situazioni, ha avuto personalità, certo, complice la caduta, ma si è andato a cercare questo passaggio. Complice anche il tocco di un altro difensore, però vedi quattro attaccanti, cinque giocatori della Roma dentro l'area di rigore. Questo è il coraggio che si chiede ad una squadra a questo livello. Eh sì, insomma, bisogna giocare in questa maniera, bisogna cercare di sfruttare il contropiede. Il contropiede è un'arma importante, specie quando una squadra ti attacca, ti concede degli spazi. Non bisogna rimanere lì intimoriti, all'indietro, scaraventare il pallone in avanti semplicemente per perdere tempo, no? Bisogna costruire delle manovre per ciò che detta la situazione tattica che va maturando in quel momento in campo, vale a dire il contropiede, perché il risultato dell'andata combinato con quello del ritorno, con il parziale del ritorno, te lo concedono, e questa situazione devi andare a sfruttare. 1-1, siamo al 28esimo. Insomma, questo gol di Edin Dzeko ancora è tutto in bilico, però insomma un sospiro di sollievo per noi. Sì, capitalizzarlo adesso, prendere coraggio da ciò che è avvenuto, insomma, la grande paura per il momento è stata allontanata. Il pallone in orizzontale, capito, però è da Lorenzo Pellegrini che può andarsene. 3-3, vediamo cosa succede. Sul settore di sinistra arriva Pedro che punta all'avversario. Pedro in area di rigore. Sbaglio clamoroso di Pedro, che poteva appoggiare comodo per il compagno di squadra dalla parte opposta. Tadic va in anticipo su Mancini, ancora Tadic, pallone che viene recuperato da Viar, Mancini che sbaglia all'indietro per Kudus, momenti di terrore, ancora Mancini, spazza l'area di rigore Cristante col pallone che finisce nella tre quarti campo avversaria. 48 minuti e 50 secondi di gioco, manca 1:10 al termine della partita. Gravenbeck prova il lancio in profondità, prova a saltare ancora una volta in area di rigore, fermato Brobbey, allontana Cristante, momenti di terrore addirittura adesso per la Roma. All'altezza della linea mediana attacca da sinistra Klaser, il cross murato da Viar, pallone che schizza nella metà campo dell'Ajax. 49 minuti e 15 secondi di gioco sul cronometro, ancora Gravenbeck, vediamo che c'è dall'indietro per il proprio portiere, si tratta di Stekelenburg che esce abbondantemente fuori dalla propria area di rigore per buttare in avanti la sfera. Saltano in tanti con la sfera su Cristante che prova ad allontanarla, male però, arriva a Tagliafico in mezzo, pallone allontanato, poi scaraventato in profondità da Diawara, insiste l'Ajax nella sua pressione. Kudus che va via, prova una conclusione, pallone sul fondo. 49 minuti e 50 secondi di gioco. Dan e Ryan Friedkin in piedi alla testa della tribuna d'onore sono i proprietari della Roma, staranno veramente sudando freddo come crediamo tutti i tifosi giallorossi. 50esimo, l'arbitro che adesso guarda il cronometro, la partita è finita, non c'è nulla più da recuperare che i 5 concessi da parte del direttore di gara, il signor Taylor della federazione inglese, che stasera ha lasciato, per usare un eufemismo, abbastanza a desiderare la rincorsa di Paolo Lopez, il pallone nella metà campo dell'Ajax che poi finisce fuori. È finita la Roma, è in semifinale di Europa League dopo una sofferenza inaudita. Azione giallorossa riesce a raggiungere l'obiettivo dopo, ripetiamo, una partita che sembrava non dovesse davvero finire mai, magari non con tutto il merito del mondo, Beppe Dossena, però la Roma è in semifinale di Europa League. Assolutamente no, il commento sui giornali o negli annali, soprattutto negli annali, non sarà grande sofferenza, è un passaggio di turno. Ovvio e certo che adesso l'asticella si è alzata, questo tipo di prestazione non potrà bastare poi da qui in avanti, però credo che in questo momento si debbano godere questa vittoria, questo passaggio di turno. E devono giustamente ringraziare i tifosi giallorossi e la loro squadra per questa impresa, perché eliminare l'Ajax non era certo cosa da poco, almeno la vigilia, almeno al momento del sorteggio dei quarti di finale. Sta ringraziando i tifosi della Roma Antonello Venditti con il suo inno conosciutissimo in ogni angolo del mondo oramai, che risuona in questo olimpico vuoto, ma immaginiamo che i cuori dei tifosi della Roma questa notte siano pieni di gioia.
storia per aver raggiunto dopo il 2018 un'altra semifinale in un'altra competizione continentale, d'accordo, non è la Champions, è l'Europa League, la partita anche questa di grande sofferenza, come si diceva, così come all'andata, il vantaggio di Brovey nel secondo tempo, all'inizio il pareggio di Edin Dzeko e poi occasioni da una parte e dall'altra dopo un primo tempo dominato in lungo e in largo dall'Ajax. Beppe Dossena, abbiamo veramente detto tutto di questa partita, a me non resta che ringraziare, gentili ascoltatori, per la preziosa collaborazione tecnica Francesco Pio Naglieri, grazie Beppe Dossena, a te, grazie per avermi te, accompagnato in questa faticosissima radiocronaca, lo confesso. Dovrei andare poi a Francesco Repice. Vai in ritiro. Sì, adesso si va a riposare Francesco Repice nel ribadire che la Roma approda alle semifinali di Europa League dopo il pareggio 1-1 con l'Ajax allo Stadio Olimpico di Roma. Francesco Repice che augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.